essere la POC, continua la pulizia della spiaggetta storica della Marina di Agropoli. Difatti stiamo facendo un intervento di rifacimento sull'arenile, era un arenile che diciamo, nell'ultimo anno è stato un po' trascurato. Con questo intervento stiamo ridando lustro a un arenile storico che la città di Agropoli ha sempre considerato come la spiaggia dell'agropolese. E per quanto riguarda invece le alghe, si parlava appunto in maniera ufficiosa di poterle sistemare in un sito presso la località Mattine di Agropoli. Sì, sono in iter tutte le procedure per realizzare il sito di stoccaggio alle Mattine. La procedura è un po' lunga, occorrono una serie di autorizzazioni che sono in corso. Credo che subito dopo il 1° maggio inizieranno diciamo, i trasporti che porteranno via definitivamente la Posidonia dalla spiaggetta della Marina. Le alghe sì, saranno stoccate lì per poi far diventare questa Posidonia un compost per l'agricoltura. È un processo che avrà diciamo, una sequenza successiva a quella dello stoccaggio. Quindi dopo tantissimi anni i cittadini di Agropoli potranno beneficiare appieno di questa spiaggetta storica, come appunto diceva lei? Sì, la spiaggetta la si potrà utilizzare tenendo presente che vi è un'ordinanza limitata soltanto ai 50 metri dalla battigia per la balneazione. Siamo nell'ambito portuale, la qualità delle acque da tutti è rivendicata diciamo come eccellente, l'ARPAC quest'anno ce lo dovrà attestare di nuovo, ma siamo nelle condizioni di balneazione e ripeto, con i 50 metri la balneazione è possibile.